Vincenzo Inverso presenta i progetti in cantiere di Costituente per Battipaglia, nuova realtà politica che sarà presentata alla città sabato in un incontro presso la sala conferenze del Comune. Ma diciamo che non abbiamo mai smesso, abbiamo voluto, come tutti gli uomini di buonsenso, insomma, porre un periodo di sana attesa, di fiducia in una amministrazione insomma eletta dalla maggioranza del popolo battipagliese, come la maggioranza del popolo battipagliese siamo rimasti enormemente delusi da questo non governo del territorio. E quindi ricominciamo da questa costituente, che significa aprire un percorso dove chiamiamo a raccolta tutte le migliori energie, risorse, professionalità di questa città per mettersi insieme e per a questo punto risollevare Battipaglia dal baratro nel quale è caduta. Insomma. Ognuno di noi porta con sé un proprio bagaglio di esperienza, non solo politica ma soprattutto culturale e professionale. Per il momento apriamo la Costituente, che vogliamo che sia un percorso alla pari, quindi non ci sono posizioni precostituite né programmi precostituiti. C'è la voglia di fare un contratto nell'esclusivo interesse della città di Battipaglia, individuare dei punti su cui tutti quanti ci impegneremo alla pari e per i quali metteremo Battipaglia prima di tutto e di tutti, proprio perché le condizioni in cui noi immaginiamo di ereditare questa città saranno condizioni davvero difficili, per cui c'è bisogno di rimboccarsi le maniche, di fare un grande lavoro di squadra e soprattutto di competenza e di coraggio amministrativo per fare in modo da recuperare anche questi anni che stiamo perdendo. Insomma. A noi quanto e come durerà la francese personalmente non interessa. Interessa invece come uomini e donne impegnate in politica e sul territorio, per il semplice fatto che più dura e più arreca danni alla città, visto oramai la incompetenza palese e dimostrata fino a questo punto. Per cui voglio dire, noi facciamo il tifo solo ed esclusivamente per la città di Battipaglia, quindi da questo punto di vista ci auguriamo insomma che quanto prima si possa mettere gli uomini giusti al posto giusto per risollevare la città. Da persone serie non facciamo il tifo contro qualcuno, ma lavoriamo, come dicevo poc'anzi, per qualcosa e quindi per la città, per cui ci prepariamo sin d'ora, a prescindere da quanto durerà la francese, a esplicitare i nostri progetti, a renderli visibili, a spiegarli alle persone, alla gente e soprattutto a dargli una base di concretezza e di realtà in modo tale che il giorno dopo siano, voglio dire, immediatamente applicabili sul territorio.